Occhiali da sole. L'appuntamento fisso con la presa a bene ogni venerdì dalle 21 qui su Radio Enjoy. Musica elettronica, rock, world music. Per un'ora di assoluta presa a bene. Occhiali da sole. Buonasera ragazzi e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì sera a partire dalle 21 sulle frequenze di Radio Enjoy. Parte il weekend alla grande con Occhiali da sole. Ai microfoni io, Ciccio Barletta, e il buon Bartolo Longo. Bart, come si molleggia questa settimana? Si molleggia benissimo, voglio dire, iniziamo già con un brano che ci fa subito entrare nel mood di Occhiali da sole, quindi presa ben assoluta. Vi consiglieremo il cocktail della settimana e soprattutto ascolteremo dell'ottima musica indossando gli occhiali da sole. Iniziamo appunto con una bellissima collaborazione fra una cantante canadese e una cantante punk tedesca, ovvero Nina Hagen. A voi Iskve e Nina Hagen con High Get High. Hagen con I Get High qui su Occhiali da Sole su Radio Enjoy. Sbaglio ogni tanto, dice motherfucker. sembra Ciccio, senti. Motherfucker. I Get High motherfucker. dai. Allora Bart, un bel mood oggi, belli frizzantini. Assolutamente sì ragazzi, frizzantini come ogni settimana. Che cosa ci facciamo qui? Ascoltiamo ottima musica, sì. La musica che non ti aspetti soprattutto ragazzi, perché quello che mandiamo qua è roba che normalmente non trovate e non ascoltate nelle radio più classiche standard. E il nostro scopo è quello di aiutarvi a conoscere nuova musica. Tu scopri nuova musica, scopri nuova gente, scopri nuove sensazioni. Da lì inizia un viaggio. Un viaggio appunto, quello che possono fare i nostri ascoltatori qualora volessero, perché appunto abbiamo una playlist dal nome Radio Last Floor, dove sono contenuti tutti i brani che noi ascoltiamo durante Occhiali da Sole. E continuiamo qui perché siamo subito carichi, sentite che groove, questa è una collaborazione tutta spagnola, abbiamo Alex Jamin Casale insieme ad Altea e questa è la loro Naughty Tale of the Pink Flamingo. Let the music flow. Let
Alex Jamin Casale con Altea e la loro Naughty Tale of the Pink Flamingo. Socchiali da sole. Una delle ultime proposte su Groover, questa. Ottimo. Quando l'ho ascoltata, la prima cosa che ho fatto è partita, no? Dopo 30 secondi parte la batteria e mi è suscitato un sorriso. Lì ho detto, niente, ha vinto. Vado, accettiamo la proposta. Ed cioè, eccola qui. Senti che groove, senti che suoni fluidi. C'ho proprio un sapore così... Occhiali da sole, non c'è niente da dire. Sì, ci sarà un motivo bene. Se abbiamo chiamato questo programma Occhiali da sole. Perché? Bene. Occhiali da sole, uno indossa l'occhiale da sole perché c'è il sole, quindi una bella giornata. Oppure è troppo ubriaco e non vuole farsi vedere, quindi sempre comunque sia una situazione molto allegra, molto piacevole. Oppure se è ad una festa, ci sono tante luci, tanti laser, e allora hai bisogno degli occhiali da sole per proteggere i tuoi occhi. E poi chi indossa gli occhiali da sole è sempre un po' più figo. Guarda me, se guarda noi, se ci togliamo gli occhiali da sole... chiudiamo battente. Aia, hai ragione, hai toccato un tasto dolente. Comunque un artista che ha spopolato tantissimo su TikTok, ma è forse l'artista norvegese più nota al momento, parliamo di Aurora. Lo sai che le visual dei Chemical Brothers, lei è una delle protagoniste delle visual dei Chemical Brothers, quindi ha collaborato con tanti artisti, ma qui Socchiali da sole l'ascoltiamo con il suo brano Cure for Me. Di Roma? Sì, è stata l'ospite internazionale quest'anno, sì. Allora, Bart, tu dove sei stato il primo maggio? No, purtroppo io il primo maggio sono dovuto rimanere a casa perché purtroppo, sai, avrei voluto tanto partecipare all'1 maggio di Taranto, però come diciamo da previsioni purtroppo non l'hanno fatto come avrebbero voluto perché c'è stato un maltempo che effettivamente non ha permesso di proseguire con lo svolgimento del concerto, quindi davvero un peccato. Però ho seguito appunto a tratti sia quello dell'1 maggio di Taranto che quello di Roma, sì. Io ho seguito gli Studio Morena, sì, a un certo punto si sono trasferiti allo Spazio Porto. Sì, giustamente, perché ricordiamo l'1 maggio libero e pensante di Taranto. Libero e pensante di Taranto. Appunto viene fatto gratuitamente, anche gli artisti partecipano gratuitamente, però ci sono delle professionalità che devono essere pagate, quindi anche per recuperare hanno spostato tutto lo Spazio Porto. Comunque, tanta roba, tante belle iniziative, l'importante è parlare dell'importanza del diritto al lavoro. Chi conosce Justice? Non lo so chi li conosce, ma chi li conosce, ascolta questa canzone sicuramente, soprattutto vede il video, troverà qualcosa di affine.
Infatti siamo sempre in Francia, lui è Miss Volveta, questa è Dysfunction. Most Velveta e Dysfunction qui su Occhiali da Sole, Radio Last Floor. Chi va a vedere il video di questa canzone e conosce il video di Stress dei Justice, lì sicuramente dirà ok, qui c'è qualche affinità. Sì. È un video bellissimo comunque questo di Most Velveta, questo producer francese, che devo dire ha questo tiro molto particolare, ricorda tanto i Justice, ma soprattutto senti subito il French Touch. Sì, assolutamente, a me fa molto piacere quando ci sono delle affinità e dei richiami abbastanza evidenti. Yes. Credo, per esempio, non tanto nello stile musicale, quello di Justice è ancora un po' più aggressivo, ancora un po' più di pancia. Sì. Però il videoclip è molto molto richiama molto quello, sì, di Justice. A me piace vedere dei richiami evidenti a delle cose che hanno comunque sia cambiato la scena musicale per qualche anno. Vero. Infatti questo brano che stiamo già ascoltando di sottofondo, ritroviamo diverse sonorità che a noi piacciono tantissimo, ricordo un po' Bicep, The Blaze, abbiamo tanti altri artisti, ma lui è artista turco che noi abbiamo conosciuto anni fa e che siamo contentissimi del suo percorso musicale, e ascoltiamo un brano estratto dal suo ultimo EP, Colors. Panao, Colors, qui su Occhiali da Sole, Radio Enjoy.
Alcuni artisti sin dalla loro prima canzone senti subito che c'è qualcosa di, chiamiamolo, magico. La prima canzone di Capanao si chiamava Flywheel, me la ricordo. Cioè, alcune cose mi rimangono in testa. Capanao Colors è uscita il 28 aprile. Bart, tu lo sai quanto mi dimentichi. È vero, no, cose no, più banali. Mi stai ricordando tutto. Ma su certe Capanao, cose, certe cose quando entrano dentro non escono. E quindi vero, mi ricordo tanto l'emozione che prova Capanao. Siamo contentissimi. Hai detto che è turco, sei sicuro che sia turco? Sì, sì, io ricordo. No, che questo non me lo ricordavo. Allora, sì, sì, Bart, tante belle emozioni, tante bei saltelli, qui stiamo ballando, ma ho sete. Hai sete, sete. Senti la mia gola, senti la e mia oggi voce ho, secca. Ho un cocktail molto particolare, a partire dal nome che è Aviation. Aviation, si vola, sì, quindi. Sì, 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 si vola. Si con vola questa la grande. E direi di sì. Vuoi sapere da cosa è composto? Parliamone, vediamo. Allora, abbiamo bisogno di gin. Ah, ottimo, adoro il gin. Ok, maraschino. Maraschino, ovvio, sì. Ce l'ho lì dietro. Poi succo fresco di limone. E l'altra parte lì. E attenzione, la crema di violette. Che cosa sono prima di tutto le violette? Sono dei fiori. Oh, è una crema di fiori. Bart, come faccio ad avere la crema di violetta in studio? La dovresti avere perché è molto buona e molto particolare. Va bene, dopo questa canzone lo costruiamo, perché mi sembra che dobbiamo costruirla questa crema. E adesso ascoltiamo un altro producer e cantante francese. Lui è Harry Zephyr e questa è la sua Fracture. Je t'ai fait vivre un very bad trip. Le temps s'écoule, c'est court, on court à perdre. On n'a pas une seconde. Quand j'étais court, tu étais con. Je te pousse à bout pour que tu tombes. Mais moi, je sais pas trop ce qui m'a pris. Alors maintenant, je veux juste remonter dans l'estime. Même si j'ai tout brisé de manière brusque, j'aimerais bien tout reprendre. Ça, même si c'est risqué, je m'en fous cruellement. J'écris mon rêve, me dois de soigner l'écriture. J'ai plus trop le temps pour tes caprices. J'ai choisi de vivre le moment. Je renonce à un autre monde. Si tu le sais, dis-moi comment. Tout m'est passé faire autrement. Montre-moi tout ce que je t'ai appris. Harry Zephyr, Fracture, qui su Occhiali da Sole, Radio Enjoy. Anche questa è stata una proposta da Groover. Se sei un producer, se sei un artista emergente e vuoi far conoscere la tua musica a tante realtà come anche quella nostra, Groover è il sito che fa per te. È il sito che ti permette di collegare appunto artisti emergenti con playlist, curatori di playlist, radio, web radio, etichette in maniera diretta, efficace, veloce, pulita. E ve lo consigliamo, ci trovate noi, anche noi, come Radio Last Floor su Groover. E chiudiamo questo primo blocco con una band molto particolare. Loro sono i Camp Cloud. Loro sono di base a Parigi, però diversi componenti sono americani, svedesi, inglesi. Quindi un trio molto colorato e mixano appunto pop all'elettro, al rock e alla cold wave. Ascoltiamo quindi i Camp Cloud con Make Your Move. You
State ascoltando Occhiali da Sole. Eh già, state ascoltando proprio Occhiali da Sole, l'appuntamento fisso con la presa bene ogni venerdì a partire dalle 21 su Radio Enjoy. Ai microfoni io, Ciccio Barletta e buon Bartolo Longo. Ascoltiamo ottima musica, scopriamo nuova musica, beviamo il cocktail della settimana, chiacchieriamo, balliamo e ci ubriachiamo come dei matti, ragazzi. Dai, non è vero, rimaniamo belli moderati perché i cocktail che consigliamo comunque sono raffinati, sono fatti bene. Sì, ma se te ne bevi 57 vabbè, in un'ora. Quello è sicuro, Ciccio. Comunque stiamo già ascoltando in sottofondo una bella chicca, perché ritroviamo i Django Django. Noi piacciono tantissimo questa band, appunto londinese, che ha collaborato con un artista dal nome Yuko Sings. Come sentite, sta cantando in giapponese, ma anche lei è londinese. Però così tanto appassionata di Giappone e atmosfere simili, tanto che ha detto ok, io devo imparare il Giappone. È andata lì in Giappone, ha preso il JLPTN1, che sarebbe il corrispettivo, sai, del C1 per l'inglese sostanzialmente. Già l'attestato, da dire, è quindi difficile. Ha preso l'attestato giapponese e adesso fa musica così. Quindi ascoltiamo i Django Django con Yuko Sings. Questa è la loro Don't Touch That Dial. Ora ora kite, soshite ogoe de ukatte, waratte, jibun ga dasuki na kyoku o kita shunkan, sugu ni kibun ga yoku natta. Kitto wakatteru n daro, taiken shita koto wa aru n daro, kotoba de tsudaenai ureshisa wa kotoba mo irannai, ii melody sa. Radio bangumi kara nagashite iru beat no rizumu to tomo ni odotteru heartbeat yo. Hora hora kite, soshite kanjoudeki ni kanjite. And when I hear a song that makes me smile, Django Django, Don't Touch the Deal, qui su Occhiali da Sole, a Radio Enjoy. Ti piace questo mood? Ti piace questa? Ti piacciono queste canzoni? Vai su Spotify, cerca Radio Last Floor, metti, clicca sul cuoricino, perché ogni settimana noi aggiorniamo la nostra playlist che contiene tutte queste canzoni. Vi assicuro che vi passate sicuramente un'oretta di svago. E ricordiamo che appunto anche i nostri collaboratori, carissimi amici The Dust Real Music, anche loro fanno un sacco di playlist Spotify con questo mood molto simile. Infatti il primo brano che abbiamo ascoltato in questa puntata era un consiglio dei The Dust Real Music, quindi andate a cercare anche le loro playlist, così per rimanere sempre nel mood di Occhiali da Sole. Si continua alla grande con i Frank Moody, non si può sbagliare mai con i Frank Moody. Appena ho avuto la notifica che i Frank Moody avevano pubblicato qualcosa di nuovo recentemente, sono andato ad ascoltarle, subito messi qui su Occhiali da Sole. Beh, ci sta, voglio dire, loro sono freschissimi, nascono come duo, però dal vivo sono ben i sei componenti dal vivo per farti vivere al meglio la presa bene. E senti Bart, una domanda, sì. È impossibile che tu il 1° maggio non hai acceso alla playlist di Radio Last Floor per farti 2-3 saltelli? Oh certo, com'è che non l'ho fatto? Assolutamente. Voglio dire, sei caduto? No, fortunatamente tutti, no. Ormai tutti mi stanno fermando, oh tutto a posto, stai bene. Anche a me lo chiedono, oh ma come hai fatto a cadere nell'ultima puntata, come hai fatto? Come ho fatto? Stavo ballando, sono scivolato e sono caduto, non è che dice. A Bartolo, però sto bene. Vedete Bartolo? Sto bene. Cioè, no, vedete, per chi lo conosce, per chi ci vede, sa Bartolo, diciamo, che ha una certa importanza. Ha una certa importanza. Una certa è riuscito a cadere per colpa di un microcavo millimetrico. Sì, è vero, sono scivolato. Succede, sì, vedete, sì, la potenza del piccolo contro... Comunque tu dicevi, sì, no, loro ci possono vedere, perché se vanno su Radio Last Floor, sul nostro canale Instagram, sul nostro profilo Instagram, ci potete vedere. Quindi vedete le nostre belle facce, queste voci che voi ascoltate ogni settimana in radio, potete dare delle facce per chi non ci conosce.
conoscesse. Quindi andate sui nostri social, Radio Last Floor o Last Floor Studio, e così vi fate anche due risate su questi reel che pubblichiamo ogni settimana. Andiamo avanti con i Frank Moody. Questa è Move Me. Occhiali da sole, Radio Enjoy. Allora Bart, dimmi. Molte volte si parla di ossessioni, di cose, certo, che noi personalmente vogliamo, no? Allora, quindi si dice una malattia, c'ho la malattia. sì. Qual è la tua malattia? Probabilmente una è quella della musica, sicuramente. Però stai no, deviando. No, davvero. Non riuscire a stare senza musica. È bello, è vero. Come i napoletani non potrebbero stare senza il Napoli. Grandissimo Napoli, congratulazioni per il nuovo scudetto. Tra l'altro, proprio su questo brano hanno rifatto un video dove ci sono i momenti migliori del Napoli di quest'anno, dove si vedono i giocatori, i calciatori. E questo brano, tra l'altro, di Ciccio Merolla sta avendo un sacco di successo. E direi di ascoltare Malatia qui su Occhiali da Sole. Tu fai vero pure bucine. Tu stivi di braccinata e in era rassegnata. Con un vaso mi rubate e mo non ce la sanno più. Malati, come tu sei una malatia. Malati, tu fai vero pure bucine. Chi stucchi su con mio sole, si bella quando fiammura, aspetta da voi ancora e poi non avvenimmo più. Malati, come tu sei una malatia. Malati, tu fai vero pure bucia. Come tutte cose belle, non potevo durare per sempre, in loviga. Ciccio Merulla, Malati, qui su Occhiali da Sole e Radio Enjoy. Io mi ci gioco tutto quello che ho un portafoglio vuoto, su tutto. Cosa? Questa canzone qualcuno la remixerà, la userà per l'hanno fare già della... remixata. Si vede, già preso. L'hanno già remixata. E chi l'ha remixata? Perché oggi l'ho cercata e non l'ho trovata. C'è. Vabbè, sai, questi producer che prendono, mettono i remix su SoundCloud, TikTok, però l'hanno già remixata. Certo. Allora Bart, tu hai detto la tua malattia, io ti dico la mia di malattia. Vai, qual è la tua malattia? Gli spaghetti. Ah, ma io lo so. Quella è una malattia, non avrei neanche la dovuto musica chiederti. Sì, ok, è una malattia un po' per tutti, però non avrei neanche dovuto chiedertelo. Io mangio spaghetti, sono più napoletano dei napoletani. Allora, se mi fai pensare allora al cibo, io ti dico funghi e tartufi, quello sì, sono una malattia. Vado pure a raccogliere, quindi tanta roba. E allora, chi è che ci fa vivere questo mood? Lui è un producer freschissimo, un producer polistrumentista inglese, Catching Flies, e lo ritroviamo qui con il suo ultimo singolo, True Colors. Thank you.
Vengino Producer Vengino. La prima libreria sonora, nuova generazione trad, dedicata ai suoni di San Vito De Normanni, è online. Abbiamo registrato suoni di tamburello, di mandolino e di canti tradizionali. Compila il form che trovi sul nostro link in bio oppure vai su www.worldmusicacademy.it e scarica la libreria. Con questa libreria tu dovrai comporre un brano e candidarlo entro il 18 giugno per poter essere selezionato per la nuova residenza di Foltronica che sarà a settembre sempre a San Vito De Normanni. Catching Files, True Colors, qui su Occhiali da Sole, Radio Enjoy. Bart, è semplice, se faccio una domanda così al volo, sì. È semplice stare davanti ai microfoni per... rispondimi. Dietro i microfoni viene difficile, perché infatti, se sta davanti infatti, difficilmente prende la voce. È vero, vedi? Vedi, la prende molto meno. Mi è piaciuta questa risposta, no, bravo. Sai, perché spesso c'è questo dibattito, perché avanti al microfono, davanti al microfono chi c'è solitamente? Il pubblico comunque, no? Dietro al microfono c'è chi sì, sta parlando. Sì, ma non mi prendere in giro, Bart. No, non ti sto prendendo. Tu ti trovi a tuo agio davanti al microfono? Dipende dalla situazione, devo dire la verità. Vabbè, se qui... c'è gente che mi guarda ti senti un pochino a disagio. È vero, invece molti... qui mi sento molto è bene. È vero, molti studio. Ci dicono "No, voglio venire a vedere quando registrate una puntata". Io dico sempre sì, certo, non c'è problema, ma secondo me ci turberà la presenza di qualcuno in studio, vero? Guarda, io farei così dei ticket a mo' di boiler room. Pagate! Per assistere, no, sai, per assistere tipo in format boiler room, no, facciamo sì, tipo vabbè, pensi, boiler radio. Tu pensi sempre a monetizzare. No, dai, è giusto, sai, no, per sostenerci anche, no? Certo, cioè, io ricordo quando andavamo su Twitch la gente si abbonava e ci sosteneva, quindi sai, questa è la stessa cosa. Assolutamente pensi, no? Sì, però parlavo di altro. Ascoltiamo questa canzone adesso. Yanna Sai con Into the Night. With flowers, with flowers. I smoke on the moon. I smoke. The Night di Yan Asai qui su Occhiali da Sole su Radio Enjoy. Produzione consigliataci da Groover. Ringraziamo tutti coloro che ci inviano le proprie produzioni qui su Groover. È un piacere per noi sapere che c'è un sacco di gente che in qualche modo tiene al nostro parere, ci tiene al nostro parere, e noi siamo sempre ben lieti nel rispondere. Bart, io prima parlavo di una cosa sì. Diversa, non
Cioè, se adesso ci fosse una persona qui a guardarci, tu parleresti con la stessa intensità, con la stessa scioltezza davanti al microfono? Ma sai, penso di sì. Penso di sì. Una volta tu no? No, non lo so, non credo. Non mi... Saresti cioè, meno... io faccio tanto il vabbè, ma quando, quando bevi uno o due cocktail, che vuoi che sia, cioè ti lasci andare ed è della stessa cosa. Sai no? cosa? Io non chiamerei qualcuno a vedere la nostra puntata, ma no. più che altro un barman a sto punto. Cioè io già faccio troppe cose. In quel caso radio, mi sentirei un po' soggezione. Faccio pure i cocktail, ora basta, non voglio fare più cocktail, voglio solo berli. E il barman lo dobbiamo assumere. Quindi call, altra call, ecco, facciamo una call per bar. Bartender, cioè volete venire qui e preparare voi cocktail? A noi farebbe tanto piacere. Cioè, vi diamo gli strumenti a disposizione. Esatto, esatto. Voi dovete mettere la vostra professionalità. Troviamo lo sponsor, Bart, i soldi così si fanno, non con non è sponsor, persone, ci serve uno che faccia i cocktail come si deve. Non che tu non li sappia fare bene, cioè, per no, carità, certo, sono certo, buonissimi. Però sai, un microfono in mano, un ghiaccio, ghiaccio lì, cioè si rischia la... il casino. Ma sai, questo è un producer italiano, Bart. Eh sì, infatti, Franco italiano, infatti stavo dicendo, io quasi quasi chiamerei anche Filippo Paolini, che è colui che sta dietro al nome di Ocapi, così ci fa ballare alla grande e non l'ascoltiamo qui su Occhiali da Sole con la sua Donato Lost His Horse. Capi, Donato Lost His Horse qui su Occhiali da Sole Radio Enjoy. Chissà se Donato l'ha ritrovato poi il cavallo. Ma io più che chiedermi il cavallo, secondo me per le sonorità di questo brano forse Donato avrà perso un cammello. Cioè io mi sono immaginato più un cammello che un cavallo. Sai cosa mi ha fatto sorridere quando ho ascoltato? Mi ha ricordato la nostra rubrica Chiptune. Ah, è vero, c'ha dei ragione, suonini chiptune questa qua, soprattutto all'inizio. Ci siamo ricordati di, synth, quando, sì, di quando andavamo in diretta su Facebook, dedicavamo su Twitch, un 5 sì, minuti alla chiptune musica. Veramente che non te l'aspetti. Ma ricordate quello, ragazzi, se siete appassionati di chiptune, di elettronica particolare, di fatta con diversi congegni, loro sono sempre attivissimi. Quindi andate a cercare la comunità 8b.it, perché sono fenomenali. E tra l'altro sono molto attivi, sto vedendo, stanno facendo un sacco di live. Quindi tanta roba, grandi ragazzi, continuate sempre così. Continua la nostra selezione con adesso iniziamo ad adagiarci. L'ultima volta abbiamo rischiato il licenziamento, ora ci dobbiamo rifare, quindi ci adagiamo, non avremo più del metal, non avremo più dell'hardcore, non avremo più il diavolo per ora. Fine puntata, non avremo più il diavolo, abbiamo Les Gordon con Desert Rouge.
Les Gordon, Desert Rouge, qui su Occhiali da Sole a Radio Enjoy. Come tutte le cose belle, anche Radio Enjoy, la puntata, 25esima puntata di questa stagione, sta giungendo al termine. Vabbè, ma su queste note sembra tristissimo dirlo. È finito tutto. Non addio, è finito. Ragazzi. Non è finito, ragazzi. Siamo con mia sorella che le voglio bene. A me fa ridere. Va bene. Comunque. Oh. No, cioè, non sto dicendo sei niente. Sei uno... No, vabbè, non sto rovinando il mood, dai, perché comunque la presa bene deve esserci sempre. E vedete un po', siamo andati a prendervi una chicca direttamente dal 1992. Io non ero ancora nato, per farvi capire. Non è ancora nato. Tu c'hai solamente, c'hai 15 anni, cioè, sì. che significa? Questo anche fa detto, ridere. Non ha valore. No, io però, non ero nato e quindi uno no, può dire minchia, allora tu eri nato, sai. Che anno è? 92. Eri nato, mi dispiace. Vedi che sei piccolo, vedi che sei piccolo. No, comunque, a parte gli scherzi, abbiamo preso questo brano che è uno dei primi brani che fonde appunto acid house con jazz, soul e rap. E questo progetto è fantastico perché questi cinque ragazzi si sono messi insieme e si chiamano Galliano. Quindi tu vedi nome Galliano e dici forse avranno origini italiane. Invece no, siamo comunque negli Stati Uniti d'America. Loro sono fortissimi e chiudono questa nuova puntata di Occhiali da Sole. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre al solito orario, sulle stesse frequenze. Mi raccomando, presa bene, Occhiali da Sole sempre con voi. Ci salutiamo con i Galliano, il loro groove e la loro Totally Together. Ciao. Like the Burberry lining, no creases in the living, cause you know I can't be finding a little lump of hills getting in my way. A special wage you need is a room for hip to sway. The sideburns getting longer, the funk is getting stronger. The G-force like first rhyming with the conga, partaking in the styles. Connected by the vibe, just trying to make the rhythm brief to keep the vibe alive. Need another slam, reaching for tequila. May I introduce my mother? Her name is Sheila. So what's the talking lad? You got no hit, you're on your own. Being on the label means you get to use the phone. Crashing more than Wall Street, the drums that rock the house. Chase a funky snare like a cattle chase the Jerry. No, Jerry, man, Tom and Jerry. Come on to the ball call, Tom the cat, Old the mouse, you know. And the ball call, boom. Let's move. New sound. Well, problems what you got? If there ain't a definite crew, who you selling to? Everyone coming up now. I'm front you. Well, it's zickety zang, zick zang. Bullets past my head. See the smoking from the tongue. With the verbal lead caught in the crossfire. So what to do? Well, who gives a fuck? Let's just do it cause it's new. See what around that top wears. So funk ain't stale. I'm the one who stops a cab's complexion. Hell. Thinking up the floor. It may be times are hotter. If you bet it's from the gutter, then you flutter. Well, I might have seen when the stuff is better. Hard as saying yo. What's your toes doing? There's a thought. Now I go. Hat is for wearing. Cat is for purring. Rooker by means no tearing. This rhyme is us this way. Look at the state we're in. And I swore by the hairs on my chinny chin. Chest. Hey, listen here. Oh, no, man. You've done it again. You've got to sort it out. You understand, right? You don't should be like this time. No more verse. Now what I say? Listen, right. This is just one individual aspect of my involvement in music. I might clap you with the rod of courage. Occhiali da Sole. L'appuntamento fisso con la presa bene ogni venerdì dalle 21 qui su Radio Enjoy. Musica elettronica. Yeah. Rock. World music. Per un'ora di assoluta presa bene. Occhiali da Sole.